il corpo di Matteotti, di Itola Arcuri, giornalista e vice sindaco del comune di Riano. Aggiunge storicità documentale ai materiali già esistenti sul delitto ed è il frutto di una ricerca storica effettuata dall'autore in oltre un anno di tempo, basata su due documenti inediti rintracciati presso l'ufficio anagrafe del comune di Riano. Come nasce l'idea di scrivere un libro su Matteotti? Allora, l'idea nasce dal fatto che io da 3 anni sono amministratore vice sindaco del comune di Riano. Riano è un paese a nord di Roma, dista 23 km da Roma, dove il 16 agosto del 1924 fu ritrovato il corpo di Matteotti. Come primo atto amministrativo, 3 anni fa, andai alla ricerca di documenti ufficiali che attestavano l'annotazione del riconoscimento del corpo, documenti che trovai nel registro degli atti di morte del 24. La ricerca continuò perché quel documento conteneva 2 errori e il Tribunale Civile e Penale di Roma, su intervento della moglie di Giacomo Matteotti, Velia Titta Ruffo, intervenne chiedendo al sindaco di Riano di correggere i 2 errori per umana pietà. Quindi questo è stato l'incipit e da lì è partita la ricerca per riproporre all'attenzione dei lettori e dell'opinione pubblica la figura di Giacomo Matteotti. Si aspettava questo successo che questo libro sta riscuotendo? Me l'aspettavo nella misura in cui Giacomo Matteotti è considerato il vero artefice e il fondatore del valore dell'antifascismo in Italia. Giacomo Matteotti morì a 39 anni nel 24 perché denunciava in modo scrupoloso, in modo dettagliato, tutte le angherie, i soprusi e le violenze che l'allora, non ancora regime fascista, perché poi divenne regime nel 3 gennaio del 25, quando Mussolini si assunse la responsabilità politica dell'uccisione di Matteotti, denunciava tutti i soprusi e le angherie e le violenze che il regime stava combattendo. Quindi, se vogliamo, è il delitto politico più importante del Novecento italiano. Paradossalmente, per alcune analogie, io lo paragono anche al delitto di Aldo Moro, che è avvenuto 54 anni dopo, nel 1978. Allora, c'è una frase che ha fatto storia, che è proprio di Matteotti: uccidete me, ma non le mie idee. Che cosa significa per lei questa frase? E in quella frase è racchiuso tutto il messaggio di Giacomo Matteotti. Lui sapeva di morire, tant'è vero che dopo quel discorso pronunciato alla Camera il 30 maggio del 24, un collega deputato socialista gli si avvicinò per congratularsi e lui gli rispose: adesso però preparami l'onoranza funebre, perché dopo questo discorso sarò condannato a morte. E lui con quella frase, che pronunciò in macchina quando gli fu inferta la coltellata assassina, ancora oggi non si sa da chi, con quella frase lui voleva tramandare ai posteri l'impegno ideale che lui aveva assunto nella sua vita politica. Mi ha colpito tantissimo una frase che è sul suo profilo di Facebook: il corpo di Matteotti non è né più né meno che il corpo di un uomo che in un paese come l'Italia viene dimenticato forse troppo presto. Beh, in effetti è così. Se non fosse per la Fondazione Matteotti, per il professor Sabatini, che è il presidente, che fa un'opera di ricucitura, di propaganda della figura di Giacomo Matteotti, oggi se ne parlerebbe poco. Pensi soltanto che quest'anno ricorre il 90° dal rapimento, dall'uccisione e dal ritrovamento del corpo, e soltanto pochissimi media se ne sono occupati. Addirittura, se non sbaglio, soltanto il TG3. Il 10 giugno di quest'anno, in ricorrenza del 90°, fece un servizio di 1 minuto e qualche secondo per onorarne la figura. Il suo libro può essere ideale per i testi scolastici e per far conoscere la figura di Matteotti e i giovani di oggi? Io presento il libro in tantissime scuole e penso che lo sia perché ha un linguaggio essenziale, diretto e molto facile da leggere. Io in 128 pagine ripercorro la carriera politica di Matteotti, partendo dal ritrovamento del corpo, e spiego il perché il delitto Matteotti si è consumato nell'arco spaziale che va dal Lungotevere a Naldo da Brescia alla Quartarella di Riano, e racconto la spinta ideale che ancora quest'uomo sprigiona in tantissime persone. Pensate che fior fiori di intellettuali, premi Nobel, hanno dedicato pagine e pagine a Giacomo Matteotti, proprio perché Giacomo Matteotti in persona
rappresenta l'ideale antifascista, quindi democratico e se vogliamo liberale, anche se lui era un socialista riformista, di quegli anni cruenti, difficili e pesanti come sono stati quelli del pre e del fascismo.